Non sceglie mai. Don Giuseppe Gervasini, 1867-1941, a cura di Luciana Petruccelli, i libri del Casato. Tu hai detto che uno spirito, quando si incarna, non sceglie mai una malattia come prova di esperienza da affrontare. Prendiamo allora il caso di questa nostra amica o di altre persone che soffrono molto a causa di malattie. Come avviene la loro scelta? Don Giuseppe, questo caso è stato diverso poiché per questa figliola non si è trattato di malattia accettata e vissuta. Per lei si è trattato di un cambiamento di vita. È stato un cambiamento che ancora non è terminato. E questo cambiamento, anziché essere causato da altri motivi, di lavoro, di scelte o di costrizione, è stato purtroppo causato da un incidente con conseguente dolore del corpo. Ecco perché per questa figliola, se questa si vuole chiamare malattia, deve essere considerata un punto cardine della sua vita nel corpo. Perciò non va intesa come malattia fisica, ma intesa come sofferenza per cambiamento di vita.